buone notizie, anzi ottime notizie, per i beni culturali e archeologici danneggiati dall'alluvione del 15 settembre 2022. La chiesa della Collegiata e il ponte romano a Cantiano, la chiesa di Santa Maria delle Tinte a Pergola, il ponte romano di Monterosso a Sassoferrato, tutti beni che saranno oggetto di importanti lavori di manutenzione per renderli nuovamente fruibili alle comunità di appartenenza, a turisti e visitatori. Un importante traguardo raggiunto grazie alla filiera istituzionale, grazie al lavoro di noi parlamentari marchigiani e alla sensibilità dell'assessorato regionale alle infrastrutture, del vice commissario all'alluvione Stefano Babini e della soprintendente Cecilia Carlo Rossi. Proprio con la soprintendente, nei mesi di luglio e settembre 2023 abbiamo effettuato dei sopralluoghi per individuare modalità e tempi delle opere. Successivamente i tecnici si sono messi al lavoro per redigere le schede ministeriali per individuare l'importo dei lavori. Lavori quantificati in circa 3 milioni di euro che saranno messi a disposizione dalla struttura commissariale dopo la stipula del protocollo d'intesa tra il commissario stesso e la soprintendenza. Buone notizie che sottolineano l'attenzione delle istituzioni nazionali per la nostra regione e per i territori alluvionati.